Questo progetto della durata di 2 anni ha visto coinvolte Roma, Napoli, Milano e Buenos Aires anche, quindi oltreoceano, e questi 504 bambini, di cui il 10% solamente aveva già praticato sport in passato, ha ottenuto grandi risultati grazie allo sport. Quasi il 30% dei bambini che abbiamo analizzato erano in una condizione di sovrappeso o di obesità, stanno pian piano migliorando, complici sia il cambiamento delle abitudini alimentari, ma soprattutto lo sport nel quale sono stati inclusi e che gli permette di avere una vita più attiva. La famiglia che non può permettersi l'attività sportiva, poi è la stessa famiglia che fa fatica ad uscire, che resta spesso chiusa in casa, i bambini spesso rimangono davanti alla televisione, quindi lo sport è quello che poi tira fuori il bambino e insieme tira fuori anche la famiglia. Siamo quasi un 25% di figli di genitori separati e attraverso lo sport recuperano un po' quello che è la socialità, l'aspetto del bello, dello stare insieme, del gruppo, e possiamo dire che trovano una nuova famiglia nella quale si sentono integrati. Con le nostre risorse i bambini stanno continuando. Certo, con più risorse potremmo continuare ed arrivare a più bambini.